sia nel modulo, ovvero un ritorno al 4-3-3, se per i nostalgici come è sottoscritto è pura poesia, ad un atteggiamento che si spinge nettamente verso più lo spettacolo e pur non disdegnando quello che è stato il pragmatismo che ci ha accompagnati per tutta questa stagione. Ma la considero molto positiva e sarà soprattutto il trampolino di lancio e ne sono convintissimo per quello che sarà la temporada 2018-2019. Secondo Giuseppe? Beh, sono sicuramente d'accordo con Francesco, è stata un'ottima annata. A prescindere da ciò che è successo nella partita con l'Olimpico, chiunque la voglia considerare una macchia, un punto debole, è stato un mezzo fallimento. Io non la considero in questo modo. Capita a tutte le squadre di avere una debacle, di avere una partita che va male, purtroppo succede. E il Barcellona è incappato in questo, perciò io per me la partita dell'Olimpico rimane un rammarico, diciamo così, però niente di più di una partita che è andata persa. Pazienza, si pensa al prossimo anno a fare sicuramente, non fare più questi errori. Ma d'altro canto, la stagione del Barcellona è stata pienamente soddisfacente. Abbiamo fatto tantissimi punti dopo aver comunque cambiato un allenatore, aver perso un giocatore che era un punto di riferimento. È sostituito da Dembélé, un ragazzo che è stato anche lontano dai campi per tanto tempo, quindi la squadra sommariamente ha giocato con la vecchia guardia, scoprendo una crescita esponenziale grazie anche all'allenatore che ha dato fiducia in questo a Paulinho, che si è rivelato uno degli uomini in più in tante partite, una crescita di Umtiti e valorizzazioni di tanti ragazzi, tanti giocatori, oltre che il grande merito di aver, se vogliamo quasi, mi permetto di dire, ringiovanito, tra virgolette, il ruolo di Messi in questo modo. Quindi, ripeto, c'è stato proprio un cambio di filosofia che ha portato ottimi risultati, ha portato al double ed è una cosa sicuramente ottima, assolutamente ottima, quindi la stagione è più che positiva, con sicuramente uno sguardo al futuro dove magari prestazioni, ecco, come quella di Roma devono essere un monito per il futuro, ma niente più. Noi guardiamo nel giardino di casa nostra e sicuramente possiamo ritenerci pienamente soddisfatti. Petisso, qual è la cosa che ti è piaciuta più del Barça nel classico e qual è la cosa che ti è piaciuta meno? Qual è la cosa che mi è piaciuta di più e qual è la cosa che mi è piaciuta di meno? Beh, il classico è sempre la partita, è difficile anche voler fare un'analisi sul cosa mi è piaciuto di più e cosa di meno. Allora, mi è piaciuto di più innanzitutto l'atteggiamento, perché comunque abbiamo dimostrato e paradossalmente gli atteggiamenti che abbiamo avuto quando abbiamo un po' alzato la cresta mi hanno fatto molto piacere, perché non ci siamo piegati, non abbiamo fatto i cosiddetti pulcini bagnati di fronte a quelli lì, non mi fa nemmeno di nominarli. Poi ci metto vicino il fatto di, nonostante l'uomo in meno, aver avuto quell'atteggiamento irriverente e senza scomporci, che ci hanno permesso, nonostante tutto, di tenere il Real Madrid a bada, di dominarlo tranquillamente. Inutile citare i vari episodi oppure qualche occasione che hanno avuto loro. Ciò che mi è piaciuto di meno, il risultato finale, perché poteva tranquillamente finire 3-4-2 per noi. Però purtroppo, passi così. Vabbè, ma il problema è che non puoi lasciare, per esempio, puoi fare quell'errore di lasciare a Marcelo o a Benatia così lì, da soli, come li abbiamo lasciato. Quegli errori sono proprio. Vabbè, Beh, ragazzi, c'è il
po' di errore, cioè non è che noi siamo proprio perfettissimi oppure chissà cosa, però purtroppo capita che il margine è ridottissimo quando si giocano queste partite, il margine d'errore è ridotto allo 0,001%, che sarebbe quasi il nulla, quindi abbiamo anche pagato qualche episodio così. Sarebbe un'altra volta. Qual è... No, ma assolutamente... Peppe, qual è la cosa che ti è piaciuta più del Barça nel classico e qual è la cosa che ti è piaciuta meno? Max, diciamo che forse il ragionamento diciamo è molto analogo a quello che ha fatto, a quello di Francesco, ma diciamo non ma più che altro per questo motivo. Sicuramente la cosa che mi è piaciuta di meno per due aspetti è stata: una, il fatto veramente di aver concluso il classico con un pareggio, però vabbè, diciamo che tutto sommato avremmo anche, diciamo, per il livello che c'è stato, per la soprattutto, ecco, nella cosa che mi è piaciuto di più è stato sicuramente l'atteggiamento anche propositivo della squadra. Infatti personalmente non ho visto una brutta partita, alcuni hanno descritto questo come una brutta partita, leggevo anche in questi giorni una partita molto fisica piuttosto che di spettacolo, invece c'è stato comunque un 2-2, è stata una partita combattuta sul campo fino all'ultimo comunque dalle due squadre. E sono stati regalati anche dei momenti di grande calcio, con un'ottima prestazione anche in questo caso di Iniesta. Quindi voglio dire, è stata una partita importante. È chiaro che molte volte da questo tipo di partite non ti puoi aspettare sempre la spettacolarità, però a me è piaciuta comunque nel complesso. Mi è piaciuta meno, diciamo, l'aspetto, ecco, che mi è piaciuto un po' meno è stato forse sì quello del risultato, perché avrei voluto, ma magari un po' romanticamente, che fosse conclusa con una vittoria, soprattutto per l'addio ecco, di Don Andrés, il suo ultimo classico, e quindi avrei voluto un po' questo, ma diciamo che alla fine non era una partita sentita, una partita sempre importantissima per tanti validi motivi e tante ragioni che tutti sappiamo, però ecco, comunque non determinante, quindi forse è stata giocata in maniera differente dalle due squadre, magari non puntando necessariamente a una vittoria spasmodica, anche se ripeto, a me è parso chiaro che entrambe le squadre volessero vincere, non è che sono andate là per farsi la passeggiata. No, sul campo si assolutamente no. Anche le botte che si sono date. Pedisso, quante parolacce hai detto davanti alla televisione domenica sera? Ti dico solo tante e non posso nemmeno elencarle, altrimenti rischio la scomunica da Radio Barça Italia, ma ci sono andato giù pesante. Qual era il giocatore più preso di mira del Madrid? Era il giocatore del Madrid o era l'arbitro? No, l'arbitro no, perché ormai ti devo dire la verità, Marco, un po' ci ha perso le speranze, però quello lì di più che ho mirato a sto giro è stato Sergio Ramos. Mamma mia, odiosissimo Sergio Ramos. Allora adesso vi chiedo a tutte e tre, anche ad Alberto, ma secondo voi Sergio Ramos ha dichiarato a fine partita che Leo a fine primo tempo è andato, è sceso negli spogliatoi, è andato a pressionare, a mettere pressione, Alberto lo direbbe a pressionare, direbbe, sì, l'arbitro per arbitrare contro il Madrid. Allora, secondo te può essere vero, Alberto? Ah, fantascienza quella. Fantascienza, dice Polinori. Pedisso? Sì, può essere. Mi accodo al flaco. Ah, può essere. Ah, no, tu dicevi il contrario. No, può essere che l'abbia fatto. È impossibile. No, è impossibile. Okay. No. Va bene tutto, ma non questo. Pep? Max, è stato un argomento abbastanza poco chiaro e rimasto un po' nell'ombra, ma non credo assolutamente, anche perché insomma in tutta sta vicenda ho pure letto che c'è stata la stessa
conferma addirittura di Sergio Ramos, che confermava le parole di Messi all'arbitro, ma io non ci credo assolutamente, oltre che sono arrivate le smentite dello staff di Messi stesso, ma io personalmente non posso credere a una cosa del genere. Cioè, Messi è un campione, un leader, è un giocatore troppo importante e soprattutto, cioè, forte, personalmente un simbolo di questo Barcellona, se vogliamo. Non potrebbe mai essere possibile che vada dall'arbitro a mettergli pressione. Cioè, per me non è possibile che sia accaduta una cosa del genere. Ma oltretutto poi mi fido molto molto poco delle parole di Sergio Ramos. Ma ragazzi, mi hai tolto le parole dalla bocca, perché se diciamo non conosciamo il personaggio, non sappiamo com'è, ma già sappiamo com'è, che dobbiamo perdere tempo in un personaggio così, evidentemente. Esattamente. Allora, tema Dembélé, ragazzi. Insomma, ieri Dembélé ha fatto una splendida partita, diciamo, possiamo definire anche l'assist, ma non è stato un vero e proprio assist, perché ha tirato in porta la respinta del portiere del Villarreal, è stata sui piedi di Coutinho, che l'ha messa dentro. E una prestazione importante, una prestazione continua, per forse la prima partita dove lui fa una prestazione continua per tutti i 90 i minuti, e ha fatto appunto, ha permesso di fare il primo gol al buon Coutinho, poi ha fatto due gol in sei minuti, gli ultimi sei minuti anche molto belli, di cui il primo grazie a Ivan Rakitic, ma il secondo veramente bello bello bello, perché sul lancio lungo di Geremina buttato, sì, su quella palla, e poi con lo scavetto, sì, l'ha messa in porta, le ha fatto la bicicletta, come diciamo noi, esattamente. quindi la domanda che cominciamo dal Petisso: questo è un giocatore che può dare al Barça, può diventare un giocatore importante, oppure la stagione, quello che penso io, deludente per tanti fattori attenuanti, l'infortunio, il grave infortunio, il secondo infortunio, l'atteggiamento mentale che non ha nei confronti ancora giusto, nei confronti del Barça, della città, perché insomma, da quello che si dice, fa una vita un po' poco professionale e poco per giocare in un top club, giocando alla PlayStation, sì, mangiando insomma il fast food e poi anche altre cose che non diciamo qui alla radio, comunque potete ben capire. E quindi, Petisso, che idea ti sei fatto e che pensi te? Io dico, aspettiamolo sto ragazzo, ma se l'anno prossimo non va, come dice in Catalogna, al Carrer, cioè alla Calle, la strada, mi esavi io, per dirla come direbbe la somma di Soriano, no? Guarda Max, ti dico solo che al secondo gol che ha fatto mi sono messo a cantare stile Camp Nou, il nome di Dembélé sulle note della Marsigliese, quindi il che è tutto dire, perché è stata la ciliegina sulla torta, perché con quel gol ha coronato una prestazione sontuosa, perché per me è stato nettamente il migliore in campo contro il Villarreal, anche se tu hai fatto sembrare, da come mi hai detto stamattina su WhatsApp, hai fatto sembrare il Villarreal come il Malaga di turno. Ma, no, allora aspetta, tre ci siamo, non è che il Malaga di turno, però non è che questo giocatore ha fatto grandi prestazioni contro grandi squadre, cioè le cose sono due, esatto. O Valverde non capisce nulla di football per non averlo fatto giocare nelle grandi partite, oppure Dembélé non era ancora pronto. E non è ancora pronto per stare tuttora, a darti livello. Tuttora, attenzione, tuttora. Non sto dicendo che ora abbiamo scoperto il nuovo Leo, oppure chissà che cosa, direi comunque una bestialità di proporzioni bibliche. Sto semplicemente dicendo che secondo me il vero Dembélé può tranquillamente essere questo qui che abbiamo ammirato nella partita contro il Villarreal, che dalla prossima stagione
infortuni a parte, perché per questo anno veramente è stato proprio martoriato. Purtroppo sì, sulle quei due lesioni, esatto. Si è fatto male due volte. A questa sorta di alibi.